Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 12 ottobre 2022 in compagnia ancora una volta con la dottoressa Paola Sbarbellati, grazie di essere qui con noi su Liberi TV. Ormai è un pubblico molto vasto quello che ci segue in queste trasmissioni, che potete trovare su una playlist, su una sezione apposita del sito di Liberi TV, psicologando con la dottoressa Paola Sbarbellati, che ricordiamola è psicoterapeuta e in questo veste anche sessuologa, la interpelleremo anche come sessuologa, e in forza, diciamo, lavora presso l'ospedale San Pietro Frati e Benefratelli di Roma. Allora, questa sera ci dedicheremo, contestualizzeremo la nostra conversazione sempre in quello che è il disagio, nel senso più ampio possibile, del post-Covid, di quello che ci è successo, nel momento in cui cerchiamo, l'umanità cerca di riprendere una vita normale, tra virgolette, dopo le interruzioni, l'ansia, i lockdown, i morti e così via, il grande stress per le istituzioni, anche per la sanità e quant'altro, e con un occhio soprattutto dedicato ai ragazzi, ai giovani. Ci sono degli studi, ci sono delle rilevazioni che dicono che insomma non ne escono bene. Non ne escono bene perché? Perché hanno, questo abbiamo anche accennato in altre occasioni, ma ne parleremo un po' più compiutamente questa sera, si portano appresso delle cicatrici vere e proprie, delle cicatrici determinate da questo grande overdose di ansia che c'è stata in questo periodo, e ne fanno le spese soprattutto quelle che sono le abitudini relazionali normali, soprattutto da parte di ragazzi, quindi dei giovani. La relazionalità è ridotta, addirittura ci sono molti casi di agorafobia, c'è una grande propensione alla relazionalità online, quindi forse anche perché online c'è un'immagine di una data appunto all'overdose di paura per i contatti, i contagi e così via, una illusione di salubrità, cioè di sicurezza, non ci sono contagi, non ci sono contatti e quindi non ci si può contagiare, però comunque sia si va incontro a qualcosa di a volte patologico lo stesso. Ecco, ne parliamo con la dottoressa Paola Sbarbellati. A te la parola Paola, illuminaci un po' com'è la situazione, dici com'è la situazione in questo senso dei giovani. Come stavi dicendo tu, Gianni, ormai sono diventata un'abitué, no? Quando hai detto ancora una volta spero di non tediare, però a me fa piacere comunque. E come però stavi dicendo tu, sì, purtroppo tutto il discorso del Covid ha comportato una serie di conseguenze, ce l'eravamo detto, ce lo siamo detto nel corso del tempo, e adesso ancora di più constatiamo quello che in qualche modo è avvenuto e sta avvenendo. Ci sono delle conseguenze enormi, si parla di disagio giovanile ormai da tantissimo tempo, ed è per questo anche che, per esempio, l'ordine degli psicologi sta invitando chiaramente le istituzioni ad investire molto sugli psicologi per poter tutelare i ragazzi. Quando si dice tutelare, in tutti i sensi, a tutto tondo, perché il disagio giovanile va a prendere varie aree, che significa non solo i sintomi legati magari a paure, a fobie, come stavi dicendo tu, ci sono aumenti esponenziali dei disturbi legati all'ansia, agli sbalzi d'umore, agli attacchi di panico, problemi di insicurezza, ma anche quello che è una sfera affettiva e relazionale. È vero che oggigiorno sarebbe sciocco non considerare il computer e internet come un mezzo di comunicazione, il problema, come tutte le cose, quando questo diventa un sostituto o comunque se ne fa un abuso. Oggigiorno noi abbiamo internet veramente a portata di mano, perché con gli smartphone possiamo connetterci in qualunque momento, chattare in qualunque momento, e questo è quello che esattamente avviene, ed è un canale che viene privilegiato per un discorso anche salutista, perché le persone dicono così non corro rischi. È più semplice a livello proprio di relazione, perché vado a bypassare in qualche modo il contatto, il vero contatto visivo con la persona, quindi è come se lo schermo o di un computer o di un cellulare
mi proteggesse da quella che è un'ansia da prestazione, il mettermi in gioco, e inoltre la persona in quel momento può anche non vedermi, no? Perché in un primo momento magari ci si limita soltanto a parlare, a chattare, quindi si apre una vera e propria solo conversazione scritta dove si va semplicemente a sollecitare quello che è un desiderio, un'immaginazione, senza che l'altro però mi percepisca e mi veda nel vero senso della parola. Per poi addirittura arrivare a far vedere solo parti del corpo, perché c'è uno scambio di foto e di immagini e di video che magari precludono il volto, e questo ancora di più preserva quel discorso dell'individuo, del suo imbarazzo nell'arte della relazione, perché non dimentichiamocelo, relazionarsi non è assolutamente una cosa facile. Se la poi dobbiamo andare a considerare quest'arte inserita in un contesto affettivo o addirittura di interesse anche sessuale, può diventare sconvolgente per una persona che magari di suo può essere insicura e si è anche disabituata ad approcciare. Perché purtroppo quello che il Covid in parte ha portato come danno è un discorso di distanza fisica e quasi di disabitudine, perché le persone si sono veramente disabituate a tutti i livelli, in tutte le età, a entrare in relazione e in contatto, in particolare i giovani, che erano magari alle loro prime esperienze. Io mi sento dire dai ragazzi che vengono a studio quanto effettivamente sia per loro difficoltoso anche approcciare, trovare una persona, un ragazzo o una ragazza che possa essere così disinvolta, e soprattutto hanno il cruccio di apparire invece disinvolti quando invece sono alle prime esperienze e ai primi approcci. Per cui quasi la necessità di sembrare più grandi, sembrare più disinvolti, recuperare, questa è la frase che mi sento dire più spesso, recuperare il tempo perso. Cioè, praticamente una sorta di si soffre quella che potrebbe essere una specie di sospensione, come un blackout che è durato un certo periodo e che rischia di segnare anche le persone, e le persone, quindi le generazioni, e quindi la storia di un paese, di un popolo, dell'umanità, come magari è riconoscibile un po' come gli anelli nei tronchi tagliati, in cui si può ricostruire la storia dell'albero. Ecco, magari un giorno si vedrà che c'è qualcosa, tornando indietro, che ha condizionato in modo traumatico il corso dell'umanità, ed è stato appunto il Covid, e soprattutto chi l'ha vissuto nel momento formativo, cioè i giovani. L'affettività, la relazionalità, ovviamente, una parte di tutto ciò è il sesso. Le pulsioni sessuali, ovviamente, soprattutto in età giovanile, sono un qualcosa di inevitabile, di sano, di normale. Ci sono, dato quello che abbiamo detto, dei surrogati. Il primo dei surrogati è la pornografia, che oggi è di facile reperimento. Io purtroppo ho un'età, e la pornografia, quando io ero giovane, era su carta stampata. Oggi sostanzialmente è scomparsa, restano le immagini, restano i video reperibili, ovviamente su internet molto facilmente, però l'utilizzo semplice, che può essere più o meno, diciamo, residuale rispetto appunto a una pratica sessuale reale, ecco, può diventare invece un vero e proprio surrogato, quasi un sostitutivo, e che comincia a essere meno normale. Il che comincia a essere meno normale, perché quando le cose, come tu stai giustamente dicendo, vengono sostituite, rimpiazzate, si entra in una realtà parallela, fittizia. Non ci dimentichiamo che la realtà, esatto, esiste quella di internet, quella virtuale, ma la realtà nell'approccio è una soltanto. Quindi non posso fare come se quello che io sto vedendo fosse una sorta di rapporto sessuale o relazionale con una donna o con un uomo, e le persone vivono come se, cosa che noi terapeuti normalmente andiamo a smontare, no? Il famoso come se è ovviamente nostro dovere andarlo a far capire, a farlo evidenziare alle persone affinché si relazionino solo con quello che è veramente in essere. Quindi tutto ciò che ha a che fare con una sorta veramente poi di spostamento è disfunzionale. Stavi dicendo una cosa corretta, che la pornografia può essere educativa. Sono nati anche nel corso del tempo
tanti, per esempio, tante trasmissioni, no, che erano state fatte per evidenziare come effettivamente la pornografia, materiale erotico, libri erotici, film erotici possano essere comunque educativi, se utilizzati sempre nella giusta prospettiva e non come sostituto, giustamente. Il problema è che oggi i ragazzi spesso e volentieri invece ne fanno un uso o un abuso, per cui manca quella che può essere la parte esperienziale che insegna loro cosa significa veramente approcciare con un ragazzo o una ragazza da un punto di vista emotivo. Quindi se io vado a ridurre la sessualità soltanto a un meccanismo, a un comportamento, a un atto, a un comportamento che metto in pratica e lo privo di quello che può essere tutto quello che c'è dietro, la partecipazione della persona da un punto di vista emotivo, le sensazioni, le percezioni, anche lo stesso imbarazzo, perché è lecito essere imbarazzati nel farsi vedere nudi e nell'essere toccati e nel non saper toccare anche per la prima volta un ragazzo o una ragazza, oppure nelle primissime volte, perché non è che nasciamo con un'esperienza, ma se manca tutto questo, è chiaro che poi si rischiano dei traumi, si rischiano dei traumi sia da un punto di vista fisico, perché il più delle volte nascono le cosiddette disfunzioni che poi sono frutto di un vissuto, no? Di una parte emotiva, nonché anche la refrattarietà. Se non nasce una disfunzione, può nascere anche la convinzione che a me fare sesso non piaccia, per esempio. E questo è ovviamente un discorso legato anch'essa una disfunzione, ma negarlo a priori, evitarlo, chiaramente è un meccanismo di difesa. È come se mancasse quello spessore emotivo se le persone fanno soltanto affidamento, i ragazzi fanno solo affidamento a un discorso di immagine pornografica. E allora io dico sempre questa cosa, no? Se in qualche modo sono fortunato o sono fortunata che approccio con una ragazza o un ragazzo che è un po' più esperto di me, e magari quella persona si accorge della mia inesperienza, posso essere anche portata per mano in quel percorso, oppure addirittura evitarlo in quel frangente se poi l'altro si rende conto che sono impanicato o impanicata. Se invece incappo in una persona che o altrettanto può essere impacciata o addirittura non essere interessata a quello che può essere l'impaccio, no, della persona inesperta, lì possono nascere dei vissuti spiacevoli, per cui si parla in qualche modo anche di una sorta di quasi violenza o comunque di sensazione subita in questo senso dalla persona. E poi si aprono altri scenari che possono essere la non disinvoltura nell'approcciare con altri ragazzi o altre ragazze. E quindi o l'esasperazione, perché più delle volte si va anche nel versante opposto, per cui la persona cerca in tutti i modi invece di darsi alla sessualità, perché questo secondo lei è un modo per compensare, ma senza tener presente quello che poi è il sottofondo emotivo, oppure l'evitamento per proprio Diciamo che insomma si dovrebbero integrare le due cose in una proporzione più o meno valida, un po' come ci illustrava Woody Allen in un film in cui, cercando di approcciare con una donna, diceva: "Io sono bravo a fare l'amore, mi esercito da solo molto spesso", quindi insomma aveva buone intenzioni, mettere in pratica quello che insomma si fa anche da soli. Ovviamente, come è chiaro, non abbiamo nulla contro la pornografia. Io personalmente posso dire che faccio parte di una generazione, come me, penso quella precedente alla mia e anche quella successiva, in cui la pornografia, ahi noi, è stata maestra, nel senso che ha fatto l'informazione che in una famiglia in teoria si dovrebbe fare, ma che in pratica non si fa. Adesso non so se nuove famiglie sono un po' più disinvolte, sono un po' più, diciamo, sì, no, disinvolte, insomma, aperto. ritengono che sia una parte importante l'informazione sessuale. Imprescindibile del compito del genitore, compito che in qualche modo uno si è scelto, e questo lo dico perché volevo appunto passare all'ambito appunto della famiglia, cioè il ruolo dei genitori. In tutto questo, ovviamente,
anche la famiglia ha un ruolo, i genitori hanno un ruolo ovviamente nel relazionarsi con i propri figli, con i ragazzi più o meno adolescenti che sono, che siano, nel prendere un'iniziativa, nel fare qualcosa. A Esatto. volte da te vengono dei ragazzi molto giovani, a volte il problema non è soltanto loro, ma è proprio un problema familiare, dovresti avere una famiglia intera. Sì. Diciamo che nei casi più fortunati succede la seguente, cioè che spesso anche i genitori, ancora prima, se vogliamo, degli stessi ragazzi, vengono a chiedermi delucidazioni, cioè anche a come parlare ai loro figli. E questo lo trovo molto utile, saggio e maturo, perché niente di meglio di un genitore che riconosce un proprio limite e chiaramente dice vado da un professionista, come quando ho un problema vado dallo specialista indicato e mi faccio dare una mano. Quindi un bagno di umiltà, dico, che poi in realtà, forse senza scomodare l'umiltà, ha a che fare semplicemente con un discorso di mettersi in gioco, no? Dove sono più debole. Vado ovviamente a consultare quello che può essere l'esperto di riferimento. Quindi mi è capitato, ringraziando il cielo, di avere anche dei genitori che mi chiedessero come poter parlare ai figli, ma mi è altrettanto capitato il ragazzo che invece ha più, o la ragazza che ha più voglia invece di confrontarsi direttamente e non passare attraverso il genitore con quello che è l'esperto. E avere delle nozioni più dettagliate, di cercare di capire anche se è giusto o non è giusto. Però purtroppo è ancora troppo, troppo esigua la fetta delle persone che si rivolge a uno specialista e molto più cospicua quella invece delle persone che arrivano dopo che è stato fatto un danno. Quindi io purtroppo ho la duplice veste, ma più spesso è quella di recuperare, di riabilitare, di aggiustare in qualche modo. Magari fosse che io avessi sempre il ruolo invece di raccontare un po' come funziona la sessualità, l'affettività, proprio un'educazione alla salute e alla sessualità, no? Spesso mi è stata data questa opportunità, però rientriamo in un discorso di saper amministrare bene quelli che sono i fondi che vengono forniti a un'istituzione, tipo la scuola, e la scuola dovrebbe provvedere alla salute e alla sessualità anche dei propri studenti, quindi un'educazione anche in tal senso e non preoccuparsi soltanto ed esclusivamente dell'educazione delle canoniche materie, e questo non sempre viene fatto. Quando si parla di disagio giovanile è a tutto tondo. Circa 15 anni fa ne ho fatti diversi di corsi di salute, di educazione alla salute e alla No, sessualità. questo è molto importante. Questa è l'informazione di cui io veramente non ero a conoscenza. Sì. Cioè, nella scuola pubblica italiana si sono fatti corsi di informazione sessuale. Di proprio educazione alla salute, alla sessualità, nonché alla contraccezione, corsi che avevano una durata anche di un mese, 2 mesi, quindi con cadenza di un incontro o 2 incontri settimanali, dove io andavo praticamente nella classe e facevo, al posto dell'insegnante, che in quel caso mi lasciava la classe, facevo educazione alla salute e alla sessualità, quindi proprio spiegare cosa significa un corpo umano, com'è strutturato, e fino ad arrivare a parlare anche dell'approccio vero e proprio, nonché delle disfunzioni, delle malattie a trasmissione sessuale. Sono stati tanti corsi a tema dove i ragazzi non solo hanno manifestato un interesse, ma hanno poi preso coscienza di quello che significa veramente fare l'amore o fare semplicemente sesso, o anche un discorso di autoerotismo, che spesso, se parliamo già solo di quello, scandalizza tante persone, le fa arrossire, quando invece è il primo passaggio, no? Che poi porta a una sessualità. Bisogna conoscere il proprio corpo, come funzioniamo per poter anche relazionarci con un altro. Come tutte le cose, non possiamo pensare di fare le cose subito senza conoscere le nostre sensazioni. Se ci affidiamo agli altri, come dicevamo prima, può dir bene, può dir male, però è tutto troppo molto aleatorio e problematico potenzialmente. E comunque sì, ho fatto vari corsi e questo in un periodo non drammatico come lo stiamo vivendo adesso.
Spero che questa cosa invece nelle scuole possa in qualche modo avere una ripresa e ci si possa concentrare non solo su un discorso di disagio in senso lato, su quelle che sono le problematiche che dicevamo prima legate a una sintomatologia magari ansiogena o depressiva, ma anche proprio della relazione, perché i disagi nascono nel relazionarsi. Tanti ragazzi mi dicono proprio queste cose, cioè che loro sentono che non hanno avuto un tempo per poter fare delle cose e che quindi ora hanno una sorta di accelerazione, sentono come se debbano farle accelerate e fare le cose in accelerazione vuol dire perdendosi qualche pezzo per strada. Sì, poi diciamo la vecchia scuola che lascia, scuola diciamo di educazione familiare che lascia certe materie, certi argomenti agli amici, insomma vabbè, impareranno come ho imparato io, impareranno, vedranno, ci sono gli amici, si raccontano e così via. Cioè è una cosa anche un po' a rischio perché secondo me il sesso è una cosa le cui basi vanno imparate da subito, perché poi dopo non si imparano, cioè se si inizia in modo sbagliato, poi si perpetra sempre quel tipo di un approccio un po' È vero. che comporta poi, diciamo, dispiaceri relazionali e certe volte anche inconsapevolmente si sbaglia senza sapere di sbagliare. Sì, è vero, Gianni, stai dicendo una cosa corretta perché poi se nessuno ci ha detto come funziona, no? E noi pensiamo che quello che stiamo facendo, il nostro primo approccio, il nostro primo apprendimento sia quello giusto, perseveriamo. E se troviamo dall'altra parte una persona che ha, per esempio, imbarazzo nel dirci guarda, questa cosa non mi piace tanto così, preferisco cos'ha, perché poi l'altra grande cosa, apro una parentesi, che bisogna un po' chiacchierarlo anche il discorso del sesso e della sessualità, non possiamo pensare che l'altro sappia per la prima volta che ci vede quello che a noi piace o non piace. Io dico sempre, bisogna parlare, quando io ho sete, lo dico che ho sete, sì. Quando io voglio una cosa da mangiare piuttosto che un'altra, lo dico sì. La stessa cosa con giustamente i giusti modi, perché altrimenti lì finisce l'incanto, no? Chiaramente lo devo dire anche nella sessualità, devo guidare la persona. E se, dicevamo, c'è un apprendimento sbagliato, io persisto con quel modo pensando che sia quello giusto, pensando che l'altro solo in quel modo possa avere piacere. E l'altro, se altrettanto non sa parlare, reputa che quello è quello che deve fare, chiaramente subisce, non sviluppa una sessualità attiva ma passiva, e tra l'altro anche molto, 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 molto scarsa, perché in termini chiaramente di apprendimento e di divertimento, perché nella sessualità, se noi la facciamo con conoscenza, ci si può anche divertire, invece così diventa piuttosto noioso, immagino un unico modo di approcciare che uno lo porta avanti per tutta la vita, beh, è abbastanza triste, no? Se Sì, poi si possono anche interrompere delle relazioni per questa cosa e magari si potrebbe risolvere molto più semplicemente spiegandosi, insomma, in qualche modo, ma anche avendo delle informazioni fin dall'inizio, insomma, non è che si voglia dare l'idea giusta su come, perché poi, insomma, c'è anche una sorta di inventiva, ognuno ha un proprio stile, ecco, diciamo così. Però, insomma, ci sono delle, tra virgolette, regole base che dovrebbero essere conosciute un po' da tutti per iniziare, insomma, ecco. sì. E sappiamo purtroppo che ci sono degli ambiti culturali, così diciamo in modo un po' abbastanza ampio e generico, in cui purtroppo queste regole base rispetto all'apertura verso l'altro. Ma anche il semplice consenso, cioè, sono cose che non sono maturate, non sono proprie. No, 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 ma poi se pensiamo a anche un altro discorso, no? Che se manca un'educazione, se manca la conoscenza della propria sessualità e se consideriamo anche le culture diverse, perché oggigiorno poi si entra ormai in contatto con persone appartenenti a culture diverse, io do per scontato che il mio sia il modo universale, faccio dei danni. Sì, in ogni mondo, in ogni posto del mondo si fa.
l'amore in modo diverso. Quindi Il sesso è una delle cose che fa parte della cultura umana, è un'espressione come la cucina, come la letteratura, come qualsiasi cosa, insomma. sì, ma a me adesso veniva in mente perché l'ho menzionato, no? Anche dei corsi che facevamo proprio sulla parte della sessualità legata alla contraccezione. Una cosa che io spesso raccontavo ai ragazzi era proprio la tradizione, cioè che cosa significa la contraccezione e come fosse nota anche nei popoli più antichi, come gli egizi magari intervenivano mettendo delle piccole pietrine dentro quello che era l'utero, perché questo chiaramente fosse da ostacolo per l'annidamento dell'ovulo fecondato, alcune tecniche chiaramente che poi provocavano altre problematiche, però c'erano degli usi volti a ovviamente evitare, no, quello che potesse essere un concepimento, e da lì poi l'evoluzione e lo sviluppo di quello che poi significa oggi proteggersi non solo rispetto a una gravidanza che magari non desidero, ma anche la possibilità di non contrarre delle malattie, perché poi lì si è aperto tutto il capitolo anche delle malattie a trasmissione sessuale. E i ragazzi, chiaramente, se parliamo di educazione sessuale, spesso anche su questo non sono informati, forse sanno qualcosa in più le ragazze, perché c'è oggi ovviamente la vaccinazione rispetto al papilloma virus, no? Papillomavirus, sì, dalle ragazze nate dal 1994, no, 96 in poi, se non sbaglio. Sì, e però ci si limita spesso e volentieri a questo, e anche quando comunque lo sanno, se non c'è un'educazione alla sessualità, il loro approccio risulta di affidamento, quindi mi affido a quello che è l'altro, e l'altro spesso e volentieri non usa precauzioni. Quindi. Sì, ma, sì, questo è molto poi in linea anche con il concetto un po' di possesso, ma è anche un concetto maturato non soltanto purtroppo dagli uomini, ma anche dalle donne, insomma, perché vissute, prendimi, possiedimi. Cioè, No, ma diciamo infatti. che in questo momento io direi che potremmo proporre ai nostri spettatori una trasmissione prossimamente sulla prima volta. Bravissimo. Penso che sia opportuno e prenderemo in considerazione vari aspetti, perché insomma ci sono vari aspetti da un punto di vista culturale, antropologico, sociologico, veramente, ovviamente senza voler scrivere le 12 tavole, però insomma cerchiamo di dare informazioni e di, diciamo, di trattare questa cosa di cui ovviamente non so. Ecco, io un distillato del mio pensiero è l'enormità del termine, della perdita della cosiddetta verginità anche in inglese, facendo riferimento ai fiori, quindi defloration, cioè è una cosa che già per me è assurda, e di questo io penso che dovremmo parlare un po' ampiamente in una prossima trasmissione, cerchiamo di. Ne parleremo indubbiamente perché ci sono tante cose secondo me da dire, come stai dicendo tu. Forse adesso possiamo solo dire, ecco, visto che abbiamo parlato di disagio, no? Giovanile, di quanto i ragazzi soffrano pure una sorta di apprendimento dovuto alla mancanza e alla reclusione che hanno subito chiaramente nell'approccio per cui si trovano a essere più impacciati. Spesso e volentieri, visto parlavo di accelerazione nei tempi perché devono recuperare, spesso e volentieri mi sento proprio dire, a proposito della loro prima volta, che bene che si faccia, bene che avvenga, perché così si sono tolti il pensiero, no? Questo da una parte e dall'altra. E questo, ahimè, è poi quel pensiero che circola oggi tra i ragazzi, che è figlio di questo benedetto Covid, ma un po', questo lo devo dire per onestà proprio di pensiero intellettivo, esperienziale, in tutto e per tutto, io lo sentivo anche prima del Covid. Il Covid secondo me ha esasperato questo concetto, ma c'era già in essere che spesso i ragazzi potessero dire così mi tolgo il pensiero. Ma sì, ma il discorso della prima volta come praticamente una soglia oltre quale c'è la terra del non ritorno, questa specie di rito Sì. E quindi spesso oggi le pieno di ragazze. aspettative, carico di emotività, una cosa che diventa poi un vero inferno, perché dovrebbe essere una cosa bella, ma poi alla fine
è un momento terrificante. E quindi oggi questo mi sento dire, e poi lo fanno, cioè che vanno a prescindere da chi possa essere la persona, tanto hanno capito che ci può essere quell'intento di fare un'uscita che abbia poi questo fine, e così si sono tolte il pensiero. Peccato che poi invece questo non lasci un'esperienza positiva in loro, ma addirittura un'amarezza, non aver neanche capito, e da lì spesso si possono poi presentare una serie di problematiche che mi ritrovo a gestire. Per questo io dico spesso purtroppo subentro per aggiustare e non, no, come propedeutica a una sorta invece di comprensione, di consapevolezza, che è il termine che io amo tanto e che me l'hai sentito dire forse in ogni nostro incontro, però è quello che in qualche modo ci aiuta. Se lo voglio utilizzare, altrimenti, come sempre, è un boomerang e ci si ritorce contro e lì non abbiamo di certo dei benefici. Perfetto Paola, io ti ringrazio ancora della tua partecipazione, delle tue parole e diamo Grazie appuntamento a tutti quanti i nostri ascoltatori prossimamente ad altri appuntamenti, parleremo anche appunto di questa prima volta e probabilmente ci troveremo ancora a parlare di questo, a questo punto long COVID, diciamo in senso diffuso che l'umanità si porta appresso. Grazie ancora, seguiteci, grazie, grazie a Paola Sbardellati. Grazie a voi.